E ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ci sentiamo un po' dei naufraghi tecnologici, È perché stata dura, sai. Ciao, è stata dura. La ciao settimana Riccardo. scorsa Michele è scappato via, così con la scusa del freeze andreottiano. In realtà, se n'è andato a fare comunella con i suoi nuovi amici sovranisti, così. Ma come ti stavo spiegando, mi ricordo dove è caduto un peccato, perché stavo raccontando appunto quello che so di Madame Lagarde. Esatto, La quale è esatto, ambiguissima proprio a riprova che questa è un tipo di politicante, non di politico, di cui forse non è il caso di compiacersi. Ho anche saputo in interim che questa qua, dopo essersi candidata, aver manovrato, infatti a un certo punto ho capito perché aveva fatto uscire il nome di Blanchard nella stampa e tutta una serie di personaggi legati all'economia, diciamo così, ai gruppi di potere. LC Boston si erano lanciati, sì, Blanchard, quindi dopo essersi candidata avrò tutta la nuova, siccome non è sicura di essere approvata, questa non si è nemmeno dimessa dal fondo, perché in Ah questo no, no, lo momento so, questo è vero, è vero, è vero. la signora ha Tiene il fondo una chiappa di là e una paralizzato, chiappa di qua, è esatto, vero, è vero. paralizzato, mentre lei ha le due chiappe, le gambe molto spread out sui due lati dell'Atlantico. Sì, Vabbè. no, francamente non è una grande buona notizia, perché da quel punto di vista Mario Draghi e anche i precedenti erano estremamente meno politici, nel senso di adattabili movimenti ondivaghi della politica che in central banking non fanno bene. Per carità, anche lui, specialmente negli ultimi anni, per l'effetto Italia e Grecia, si è un po' adattato, a nostro avviso, a mio avviso, in tanti è esagerato, però insomma, ha mantenuto Ma tu non credi che grande serietà proprio. tecnica. Lagarde poi non ha neanche una grande capacità tecnica, capiamoci, mentre Mario Draghi è uno che fa ste robe, le studia, Sì, le no, dirige da questo è 40 anni, vero, questo è 40, vero. 50 anni. Dall'altra parte, però, sai, io ho un po' questa sensazione. Non ti sembra che proprio in risposta a quello che è successo negli ultimi anni, quindi a questo avanzamento dei sovranisti, eccetera, eccetera, la risposta da parte della BCE di trovare una persona che non sia più appunto un, tra virgolette, mille virgolette, perché poi non vuol dire un cazzo, però un tecnico e metterci una persona che abbia delle influenze politiche, che poi vabbè possono essere discutibili o meno, non sia un tentativo di prendere una direzione un po' diversa proprio in risposta a questi cambiamenti? Perché in fin dei conti, io credo che se l'Europa vuole rispondere a questo tipo di avanzata che è molto consapevole, molto forte, sempre più preoccupante, un cambio di direzione, cioè, sia forse. Perché non so, ecco, io non credo che una persona come Mario Draghi, di fronte all'avanzamento di questi movimenti, abbia le risposte giuste, per quanto io possa avere stima di quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Poi la Lagarde è la scelta giusta o sbagliata, questo forse il tempo ce lo dirà. Ma forse mettere una persona un po' meno tecnica, un po' più politica, che quindi magari riesca anche a circondarsi di persone più con uno sguardo, diciamo così, con uno sguardo più disilluso sulla politica, forse la risposta giusta non lo so, non lo so, io. Ma non so, se vuoi ne parliamo, no, a mio avviso no, perché sai, il problema, Riccardo, per metterla molto semplice, è la Sì. seguente. Il problema è il seguente. Diciamo che è duplice, è fatto di due domande o tre. Uno, l'argomento sovranista ha qualche validità? No, non ce ne ha, né scientifica né politica, nel senso che l'argomento sovranista, se seguito, porterebbe all'autodistruzione dell'area euro, l'autodistruzione dell'Unione Europea, e probabilmente all'impoverimento di molti dei paesi dell'Unione Europea, inclusa la Germania. Può darsi che la Germania ci potrebbe guadagnare, ma una Germania isolata che non fa commercio estero con nessuno, La vedo dura. probabilmente avrebbe anch'essa, ecco, quindi noi ci perderemo. Quindi l'argomento sovranista, se seguito, se trasformato in una politica, è un argomento, è una scelta, decisamente negativa. Tra l'altro, ed è negli interessi di uno e di un solo paese, in questo momento al mondo, che è la Russia e Putin, e neanche della Cina di Xi Jinping, che ha bisogno, Ah di sì. un'Europa ricca e che cresca. Quindi questo è il primo elemento. Quindi l'elemento sovranista ne segue la maniera giusta di rispondere a un argomento che è profondamente erroneo. È profondamente erroneo, cioè come
uno che ti propone il comunismo stalinista o ti propone il fascismo mussoliniano come metodo alternativo a quello che usi. L'argomento appropriato cos'è? Dai, fagli delle concessioni, digli qualche volta hai ragione per finta, tanto perché così sta buono. Ma io direi di no, cioè su quelle robe lì io sono dell'opinione che non cedi di un palmo, devi cercare di far vedere alla gente, farglielo notare, che in realtà quella scelta ti porta alla distruzione, però non a cedere. Lagarde purtroppo sulla questione greca ha avuto questo ruolo orrendo nel cercare di guadagnare voti e supporto, di inventarsi una posizione elastica che ha creato solo confusione. In terzo luogo, c'è bisogno di una reazione politica europea alla crisi di questo sovranismo, cercando di mostrare agli europei sì, che si può migliorare l'Unione, si può migliorare anche il funzionamento della Banca Centrale Europea, ma in una direzione completamente diversa, di maggiore integrazione, di maggiore responsabilità. Sì, ma non mi sembra una politicante come lei quella data. Lì la grande prova ce l'ha davanti la Ursula von Leyen, che in un Sì, certo senso dovrà porsi il problema negli anni a venire di dire qualcosa, di tracciare una linea di crescita e rinnovamento dell'Unione Europea che superi gli ostacoli e i casini di questi ultimi 10 anni, non c'è dubbio alcuno. Capisci? Cioè, io così la vedo, sì. però Chi è che insomma, tanto quindi soltanto. una politicante sarkoziana che ne ha fatti tutti i colori, che viene, che passa da una vita nel mondo in un certo ambiente legale. Cioè, lei è proprio, ecco, se c'è una rappresentante oggi, perché questa è la parte più ridicola, tutti se la prendono con il famoso le elite globaliste dei grandi monopoli, no? Ecco, non è che siano il tutto, però c'è una parte di questo nel mondo in cui viviamo. E credo che quella parte sia responsabile per parecchi danni. Ecco, Lagarde è il È quello, tu dici. perfetto, beh, guarda la carriera, cioè, non Sì, dico sì, niente, sì, sì, sì. andatevela a trovare la carriera, guardate nei dettagli, guardate cosa ha fatto, con chi è stata, chi ha servito, dove ha lavorato, come ha acquisito potere. Madame Lagarde è il perfetto rappresentante di quella parte che anch'io considero negativa o dannosa. Chiamale così, delle elite globalizzanti, per usare una terminologia sovranista, Ok, insomma. ok, ok. Vabbè, no, Guardate, la questo carriera sua, infatti, è molto interessante da studiare. è no, interessante, interessante. Sicuramente andremo un po' ad approfondire. E quindi con questo abbiamo Merita. concluso il freeze della settimana scorsa. Abbiamo fatto quello della settimana scorsa. Però oggi in realtà noi volevamo parlare di un'altra roba, perché io ieri ho letto una roba devastante. Mike, ho letto Leggi, una cosa che mi ha dimmi. fatto venire la pelle d'oca. Allora, praticamente, di fronte a questa cosa, questa sensazione, questa inchiesta dell'eterodirezione russa, della Lega e quindi di questi finanziamenti, eccetera, eccetera, il fatto che Salvini potrebbe essere un puppet, di Putin, bello. Putin puppet, peraltro, cioè potremmo veramente fare l'hashtag Putin puppet perché è molto bello. E ho sentito alcuni telegiornali che sono arrivati a dire delle cose incredibili e a un certo punto sono riusciti a dire, mi sembra fosse il TG2, mi pare, sono riusciti a dire, ma anche la spedizione di Garibaldi era finanziata dagli inglesi. È Sono bellissimo, ti ricordi questo davvero? riusciti a dire questa roba. Non mi ricordo se è al TG2, mi sembra TG2. TG2, Fenomenale, TG2, fenomenale, TG2 è fenomenale. il Io ho nuovo detto, del fascio nazionalismo cioè, ormai. veramente siamo arrivati ad un livello assurdo. E allora, parliamo di Però, questo. ti lascio Vai, finire. vai. Però, ricordi molte nostre conversazioni sul filo rosso che collega questa riemerge di questo, chiamiamolo, sovranismo nazionalista, eccetera, eccetera, e le vecchie narrazioni risorgimentali. Sì, è proprio così, è proprio così, è Non proprio è un così. caso che siano Non andati a è scegliersi. morto niente, non è morto niente, cioè ancora quel Salvini sarebbe filo, Garibaldi, andiamo bene. è ancora quel filo lì, è ancora quel filo lì, ed è fantastico, ed è fantastico. E allora, intanto partirei proprio da questa cosa qua. Secondo te, l'inchiesta che è venuta fuori, cioè porterà da qualche parte oppure ci tapperemo ancora le orecchie? Ci saranno delle conseguenze secondo te da questa cosa? Allora, considerato i muri, no? Sollevati subito da quello che ho visto, io appunto, come sai, sono in una delle mie lunghe vacanze, però quindi non guardo telegiornali, non leggo i giornali, però un po' seguo sui social. Vedo che tutti unanimemente dicono che hanno sollevato il muro di gomma, no? Hanno cominciato a fare lo Sì. smoking screen.
Ah, perfino il solito io lo trovo praticamente insopportabile, un tal Scaglione che purtroppo Francesco Cancellato fa scrivere sull'inchiesta, chiaramente un uomo che boh, o lavora per Putin o semplicemente ha le idee così confuse Si che colpisce da solo. si ha cominciato i dubbi su questa cosa, ma è sensato che questi Leni davvero, Leni l'ha già fatto, Leni è stato il luogo attraverso cui sono passati tangenti e pagamenti in Italia da anni, perché il petrolio che deve comprare all'estero è l'ottima maniera. Quindi, detto tutto questo, secondo me no, purtroppo. Per quello ho detto a molti amici, state attenti a scatenarvi su questa, perché purtroppo è solo l'ennesima conferma che è l'uomo etero diretto, che tutta questa cosa è etero diretta, però non credo che questo inciderà nell'opinione pubblica. Infatti la mia paura e la vera domanda che faccio io a te è: ma perché l'opinione pubblica italiana è diventata cieca sulla natura del regime russo, delle condizioni della vita di vita della Russia, sugli assassini di Putin, eccetera. Perché? Beh, ma perché se tu guardi, io lì do una grandissima colpa alla classe degli intellettuali degli anni 60-70 che hanno creato questa cultura anti-atlantista, e ovviamente tutto ciò che è anti-atlantista è filo russo, inevitabilmente. Quindi per me la creazione di questa cultura filo-putiniana è semplicemente la conseguenza della campagna anti-atlantista che è stata fatta negli anni 70. Cioè, basta leggere oggi e ieri Tu uno pensi come... sia questo? Ma basta leggere Massimo Fini. Cioè, se leggi Massimo Fini, Beh, fini, capisci. sai, fascismo classico. Però quanti lettori c'ha in Italia? È un fascismo classico che però ha sempre Là è la usato. perfida Albione più che la campagna anti-atlantista degli anni Però. 70. Ma l'ultimo. Sì, esatto. Però guarda che l'ultimo Fini scrive di quelle robe proprio sul. Su. Beh, anti-europee, ovviamente, anti-europeiste, ma soprattutto anti-americane. E ho letto alcune cose che sono veramente da Sempre TSO. il fascismo. Tu hai letto questo? Raccomando a tutti, date un'occhiata a questo libro di Gatti. Infatti, lo cercherò e vorrei intervistarlo anche per il mio canale. Ma se voglio, possiamo. Perché questo libro di Gatti, tra l'altro, riporta una serie di cose che sapevo, che avevo visto nella mia esperienza. Tu sai che io ho avuto a che fare con la Lega per un paio d'anni, no? Sì. Nella prima metà degli anni 90. Ed è un perfetto quadro di tutta questa cosa e della profondissima influenza dei movimenti fascisti evoliani, di ispirazione evoliani italiana, Porca nella Lega. miseria. E tra l'altro nel libro, pubblicato l'anno scorso, quindi ben precedente a tutta questa cosa, il ruolo cruciale di questo Savoini è perfettamente Sì, descritto. sì, 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 sì. È Sì, no, perfettamente c'è. descritto. C'è questa cosa, secondo me nell'opinione pubblica in realtà la figura di Putin è una figura mitologizzata, cioè non c'è veramente informazione su quello che fa Putin in Russia, non c'è informazione su quello che è successo in Ucraina, in Crimea, non ci sono informazioni, perché non ci sono neanche divulgatori, non ci sono persone che ne parlano o che ne hanno parlato in passato, se non appunto adesso di fronte a questa avanzata. Perciò secondo me l'attaccamento culturale della massa nei confronti di Putin è un attaccamento, diciamo così, derivante dal fatto che sono 50 anni che qua facciamo una campagna anti-atlantista totalmente idiota, priva di contenuti e totalmente ideologica. E io ho parlato di Massimo Fini, ma ci sono, ma basta prendere anche, com'è che si chiama, da Barnard, cioè Barnard, prendi Paolo Barnard. Sì, Barnard... vabbè, Barnard è pazzo, però, cioè, Ha letteralmente, uno che fatto, non sta bene. cioè, nel senso, ha scritto di quelle robe, ha fatto di quei video, invitato in trasmissioni per anni. Oggi non mi sembra più, per fortuna, forse perché hanno un po' tutti paura delle sue reazioni. Però, se mi guardo intorno, mi rendo conto che ciò che ha dominato negli ultimi 30 anni almeno è proprio una campagna intellettuale anti-atlantista contro i cattivi anglosassoni, i cattivi, appunto, la maledetta Albione oppure la maledetta Nuova York, che di fatto di risposta la gente di massa si è cominciata a chiedere: ok, ma chi è che è contro questa cosa qua? E hanno individuato nella Russia questa cosa. Ma tanto per dirti, ti dico una cosa che sembra una stupidaggine, ma in realtà secondo me è molto sul punto. In questi giorni stanno venendo fuori tante serie televisive molto pop, alcune pop, altre no, tipo c'è quella Chernobyl, peraltro ti consiglio di guardarla, bellissima serie TV, quella proprio sul disastro di Chernobyl, veramente bella, e Stranger Things, in realtà quella un po' fantasy, un po' horror, e in entrambe queste serie il cattivo, tra virgolette,
in modi diversi comunque è la Russia, ok? E tutti stanno cominciando, ci sono tantissimi che stanno scrivendo post dicendo ecco la campagna atlantista, la campagna americana contro la Russia, in realtà usano anche queste serie TV per gettare merda su Putin, sulla Russia, cos'è? In realtà totalmente folle e fantasiosa. Però si arriva a questo punto, perciò io vedo questo sentimento, vedo un sentimento anti-americano, anti-atlantista, anti-occidentale, che trova nella Russia il suo faro illuminante. Perché poi, dall'altra parte, appunto, quale sarebbe l'alternativa alla Russia? La Cina. Ma qui in Italia la massa ne sa talmente poco della Cina, che in realtà No, non i c'è neanche. cinesi, gli italiani hanno un disprezzo E hanno profondo, disprezzo profondo, totalmente peraltro. infondato e anzi prova della loro Quindi scarsa comprensione del mondo per i cinesi. l'unica cosa è Però la tu mi stai Russia. dicendo che la passione per la Russia è pura rabbia nei confronti dell'America, ma l'America da un lato è il sogno degli italiani, strapieno di italiani che vengono continuamente cioè hanno questa, come dire, Ah, ok, vedi questo. percezione mitologica dell'America, no? Perché mi viene da pensare che è invidia. E poi l'America oggi è l'America di Putin. Sì, che ci sia un elemento di invidia, sì, mi viene in mente un'altra Scusami di cosa. Putin, mamma Sì, mia che lapsus. di Trump, di Trump. Di Trump. Ma in realtà Mamma mia che lapsus. è un Sì, lapsus certo, mi molto. associo. Sai, mi viene in mente un'altra cosa, tanto per ricollegarci a un altro discorso che abbiamo fatto in passato. Quando tu critichi la Russia, quando si critica la Russia, sai qual è la risposta più presente? Ma la Russia ha una tradizione artistica, letteraria, straordinaria. Di nuovo. Il germe La del Russia ha una classicismo. produzione letteraria notevole, ma devo dire Sì. molto limitata nel tempo. Peraltro, però è di nuovo quel germe lì del classicismo. Cioè, tu vedi, hai questa schematizzazione. Da un lato c'hai la cultura atlantista americana, che è fatta di economia, è fatta di filosofia analitica, è fatta di tecnica, di tecnologia, di logica, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, dall'altra c'hai la cultura russa. E la cultura russa viene sempre affiancata a letteratura, tradizione, conservazione, Certo, la filosofia, Russia è lo purtroppo un storicismo. paese, insomma, storicismo poco, ma insomma, un paese No. tragicamente, Beh, culturalmente a arretrato. livello di filosofia, cioè, in Russia domina la filosofia della storia, cioè, sono tutti filosofi della storia in Russia, quelli di oggi. Sì, Tutti vabbè, ma in quanti. quel senso intendi storici. Ok, Sì. d'accordo. Quindi da un lato c'è secondo me questa reazione all'atlantismo, all'americanismo, dall'altro c'è una fascinazione che è di nuovo legata a quella cultura che noi abbiamo cercato un po' di denunciare, la cultura del classicismo, del fatto che no, non si può vivere di sola tecnologia, di sola logica, bisogna anche avere queste roboanti narrazioni che ti gettano nella nostalgia di tempi mai vissuti, eccetera, eccetera. Quello sì, C'è tieni questo conto che fascino. questo, i simboli, le allegorie, tutta la simbologia in un certo senso delle saghe nordiche, delle saghe russe, eccetera, eccetera, i guerrieri è quasi il centro della pseudocultura, io la chiamo pseudo perché è una cultura veramente debole, fascia nazista. E su Mamma mia, questo sì. con i russi ci vanno a nozze, cioè Da gente piccola, tutta da gente l'idea piccola. del simbolo, del divino. Lo spirito dei popoli, eccetera, no? Proprio ieri ci riflettevo, dico, quanto danno hanno fatto questi a flirtare con i vari Schmidt e così via, no? Senza la capacità analitica di dire, cioè, in Schmidt non c'è grande pensiero né politico né di teoria dello Stato, eccetera, no? Ma tutta questa roba dello spirito del folk, della terra. Del nomos della terra, che è la versione intellettuale fighetta, no? Del fatto che poi gli piacciono i nomi, credono agli elfi, c'è il Valhalla e le varie altre mitologie. Sì, questo gira facilmente, questo prende molto le menti deboli. Che questo basti a spiegare, forse hai ragione, cioè a me fa abbastanza paura. Ti Fa faccio. abbastanza paura perché, cazzo, come fai a. Mi sto domandando quelli che trovano la Russia un paese interessante. Mamma mia. Beh, Sì, ma che non hanno hai la più capito? pallida idea, ma è tutto legato a mitologizzazione. Ti faccio un altro esempio, un'esperienza che ho avuto io. Io qualche anno fa, ti parlo del 2011-2012, ho organizzato un festival, a Padova, un festival letterario molto seguito perché abbiamo avuto circa 20.000 persone in 4 giorni, quindi abbastanza importante. E fra gli ospiti c'era Nikolaj Lilin. Hai presente chi è Nikolaj Lilin? È quello di Educazione Siberiana.
Ok, scrittore che Sì. racconta la saga della Transnistria e di queste comunità criminali e dei tatuaggi e delle armi ed eccetera, eccetera, eccetera. Ha creato questa Esatto, fascinazione, hanno tutta fatto anche il film. questa brodaglia gli piace Ti tantissimo. racconti, a parte il fatto che secondo me cioè, è uno scrittore di infimo livello, lui l'ho sempre detto pubblicamente, lo ripeterò sempre, cioè i suoi romanzi sembrano scritti da un bambino di 4 anni e mezzo che ha per la testa idee malsane. Ma soprattutto... Quando lui è arrivato, io ho visto una scena fenomenale. Lui è arrivato al festival e aveva una pistola vera e carica dentro nei pantaloni, al che tutti quanti intorno a dire: "Ma Nicolai, la pistola, ma è un festival di letteratura", però tutti con la pelle d'oca da nazifascista, ok? Io vado da un carabiniere, gli dico: "Mio caro carabiniere, mi scusi, ma lo scrittore lì che dovrebbe avere una penna in mano ha una pistola. Cosa facciamo?" E il carabiniere mi ha detto: "Beh, ma è parte del personaggio", mi ha detto. E tutti quanti erano lì a farsi le seghe davanti a Nicolai Lilin con la pistolozza e tutti quanti adoranti e io dicevo: "Ma dove cazzo siamo finiti?" Questo è il 2011. Negli ultimi 8 anni diciamo che le cose non sono migliorate nel frattempo. Diciamo che Putin piace perché è l'uomo con la pistola, l'uomo con la pistola. Sì, guarda, cioè, ti sto qua ascoltando perché credo tragicamente, per banale, per arrogante che possa sembrare, per ultra semplificatorio, che il tutto si riduca all'asserzione, alla fascinazione dell'italiano medio con la Russia, il desiderio di essere finanziato dalla Russia, il desiderio di vedere fondamentalmente l'Italia entrare nell'orbita di un impero, di un piccolo impero disfatto, dove le condizioni di vita sono miserabili, una piccola oligarchia si appropria di tutto. Deve essere dovuto alla loro ignoranza del mondo. Non c'è nient'altra spiegazione, capisci? Cioè, Oppure... nell'apprezzare questa letteratura, nel trovare queste mitologie simboliche, queste stronzate medievali come affascinanti e pensare che siano la radice della nostra identità europea, perché girano queste cretinate, è quello più forse sì, l'eterna frustrazione contro questi maledetti paesi che funzionano meglio di noi, cioè di nuovo la perfida Albione, cioè Sai, l'eterna probabilmente italica frustrazione. c'è anche una cosa molto pragmatica in realtà in tutto questo, inconsapevolmente pragmatica, cioè far parte del club atlantista significa per l'Italia o dover fare una fatica immane per risollevarsi dalle proprie sorti miserevoli, oppure essere il fanalino di coda sempre. Invece far parte del gruppo russo significa essere fra i primi, perché quando sei in mezzo a uno stormo di cornacchie, anche il corvo sembra un'aquila. È questo il punto, è questo il punto. Credo che sia Pensi che questo. sia questo, saremo i più ricchi del nuovo impero russo. Saremmo, mamma mia, ma tu ti immagini, Per cioè, un nel po'. senso, il paese delle banane, che ovviamente è molto più importante rispetto al paese delle noccioline. È così indubbiamente. Ci sentiamo parte di una nuova storia, di cui non siamo più, i fanalini di coda, ma magari i trionfatori. E poi, ripeto, questo si riflette sulla nostra storia. Quando abbiamo cercato di conquistare qualcosa, siamo andati in Etiopia, cioè nel Certo, senso, certo, ma certo. vaffanculo Libia, va a te il tuo Etiopia, impero Eritrea. fascista. No, sì, cioè siamo a questi livelli, secondo me. Ma Però guarda, se è così è dura, eh. Dura e dura, dobbiamo preoccuparci. Cioè, anzi, dovete preoccuparvi. Cioè, io me ne sto altrove e poi sono vecchio. Quindi, perché se è così, se questo lento processo continua, che riesca a sfangare questa qua, non dubito. Anche perché finché non trovano i soldi, sai, le giustificazioni sono tutte. Adesso la più divertente che sta uscendo è che tutta questa cosa, in realtà l'ha fatto uscire il KGB, cioè il KGB, la polizia, i segreti segreti, che è tutta una maniera di Putin per scaricare Salvini, che è la teoria fantastico. più idiota che posso immaginarmi, perché questo qua sono anni che flirta, cioè i rapporti con Berlusconi, ha cominciato in testa, perché Putin sull'Italia punta da moltissimo tempo, È no? vero, è Devo vero. dire con grande abilità, cioè da would-be imperatore, da aspirante piccolo imperatore, ha capito che nell'equilibrio del Mediterraneo e dell'Unione Europea l'anello debole erano Grecia e Italia, infatti ci ha puntato, no? E sull'Italia ha puntato dai tempi di Berlusconi. Lì per analogie forti di carattere, di sistemi di valori, sono due delinquenti molto simili in realtà, cioè, molto simili.
E quindi sta roba continua, cioè le relazioni continuano, no? E adesso c'è la linea di difesa, no? La linea di difesa astuta è che in realtà questo è tutto un trucco russo per far danno a Salvini e scaricarlo. Evidentemente i russi in Italia hanno un'alternativa a Salvini. Non so chi sia. Non so, Sarà probabilmente per far Fiore, ritornare Fiore, Berlusconi, eh? Fiore, quello di Forza Nuova. Ah sì, ecco. Beh, che in realtà sono quelli, no? Cioè, una delle cose interessanti di nuovo del libro di Gatti, che devo dire è molto ben fatto, è molto ben documentato, perché nessuno l'ha smentito, è proprio mostrare con i dati i fatti. È stranissimo, sta gente, tra l'altro, sono tutti un po' in stati patologici, perché lui riporta una valanga di virgolettati e ha intervistato decine di persone in questo sottomondo, non so come chiamarlo, fascio comunista, non so come chiamarli, Beh, nazionalsocialisti, fascio stesso, no? comunista è. Sì. E questi ti raccontano le cose con dovizia di particolari, cioè sono molto proni a raccontarsi le strategie appunto di occupazione della Lega, i legami con questo e con quello, no? E quindi è un processo che dura da anni, no? E quindi l'idea che no, adesso Putin l'ha scaricato, perché come alternativa ci Bellissimo. avrà Di Maio, suppongo. Di Maio, Valvassino di Putin, Comunque, bellissimo. alla gioventù che ci ascolta, perché soprattutto la gioventù, preoccupatevi, non sto scherzando, preoccupatevi. Cultura. Preoccupatevi perché se questo processo dura, no? E va avanti 10, 20, 30 anni, diventare un satellite di quel paese non sarà una bella roba per voi. Eh sì, no, Non è un bel posto. sono d'accordo, anche perché sì. Cioè è molto radicato culturalmente. Quello che ho detto durante questa chiacchierata ne sono convinto. Cioè la radice culturale di questo legame è molto profonda. È molto profonda ed è una cosa con cui cresciamo fin da piccoli. E quindi riuscire a sradicare quel tipo di sensazione lì è un casino. Hai citato Evola. Io ho sempre io Evola l'ho letto, l'ho letto tanto durante l'università Ah, sì. perché. Io Sì, ho letto quasi tutto l'ho perché letto, sì, devo perché dire, era. poco, mi è bastato, cioè quando ho cominciato a No, ma leggere interessava Evola, soprattutto di Tenner, perché basta. mi interessava soprattutto perché avevo un amico, un mio caro amico, molto intelligente, una persona intelligentissima, che però si era legato molto ad Evola. E quindi ho cominciato a leggere Evola più che altro per litigare con lui. E devo dire che quel tipo di auto. Cioè, è talmente radicata questa cultura del simbolismo, del nostalgismo, dell'origine, del recupero di un passato ancestrale. Che ti giuro, Evola è una lettura che mi ha affascinato. E alla fine ho detto: fermo lì, vaffanculo, Julius, vattene via. E ho fatto un po' di disintossicazione. Sono andato in un'anonima alcolisti, però per Evola. Ok, ho detto: salve, sono Riccardo, ho un problema. E poi non ho più letto Evola. Però È talmente radicata quella lettura lì che è riuscito ad affascinare anche me, per un piccolo Ah periodo. sì. Sì. Sì, perché non è perché tanto Ma Evola fosse un. sarà che beh, poi è strano perché io vengo anche per la maniera in cui ho vissuto specialmente i miei anni di gioventù da un mondo come dire, con una propensione alla mitologia, alla montagna, il fatto che mi scalassi, tutte queste cose qua. Mi è piaciuta una certa e poi le letture nicciane, eccetera. Però no, non sono mai riuscito. Anzi, questa Vabbè, quello roba mi ha certo, poi sempre. Non so, dipende io non anche so un perché po' dalla forse. storia personale, ovviamente, cioè nel senso Sì, non è che dipende dalla adesso. storia Però personale. io lo Sì, dico sì, sì. come monito perché secondo me è un autore molto molto pericoloso, Evola, proprio perché va a giocare su dei punti, ma basta, cioè ti faccio solo un esempio, ok? Oggigiorno se tu vai in una libreria e chiedi al libraio quali sono i libri che si vendono di più, sono quelli New Age, quelli legati all'esoterismo orientale, sono quelli i libri che si vendono di più in assoluto. Secondo posto Ah, quelli sì. per bambini, ok? Sono le due categorie che vengono vendute di più. E tu leggi Evola e capisci questa cosa qua, perché lui ha costruito una narrazione filosofica estremamente arzigogolata, totalmente fuffara, ma molto molto consapevole di questo sentimento dell'esotismo e ha infarcito le sue puttanate di esoterismo orientale, di lettura dei Vedas. E quindi il tizio che finisce a leggere Ma cos'è il Osho. desiderio di sentirsi speciale sapendo di non esserlo? Ah sì, è ovvio, cioè nel senso è il desiderio di sentirsi spiritualmente superiore, che ovviamente ha un legame fortissimo con la superiorità morale che in Italia si vende come il pane. E quindi sì, Evola ha 4-5 elementi che
che catturano proprio alcuni archetipi nostri, cioè sono proprio archetipi culturali nostri, riesce a catturarteli e riesce a suscitarti del fascino. Per questo è un autore che va letto con estrema cautela. Se uno non ha tante letture alle spalle, se uno non ha già un po' di base culturale e legge Evola, finisce in trappola secco. Perché Evola è da quel punto di vista lì è un veleno che non ti accorgi che ti sta avvelenando. Ma forse sì, E devo dire lì sì, perché c'è, lì tutto c'è, lì, questo lì. in Italia sembra avere la radice culturale, sembra essere appunto, È così, è così. sembra essere appunto euro. Forse varrebbe la pena, al ritorno alle vacanze, spendere qualche tempo. Chi è che fa l'evoliano in Italia? Che tu sappia. Evoliani in Italia ce ne sono, potrei invitare qualcuno della rivista L'Individualista Feroce che scrive bene di Evola ogni tanto. No, scusami, ho sbagliato, no? L'intellettuale dissidente, scusami, no, L'Individualista Feroce è un'altra roba. Quindi scusate ragazzi dell'Individualista Feroce, scusatemi perché è una pagina Facebook che fa in realtà tutto il contrario. No, L'Intellettuale Dissidente ha scritto alcuni articoli in passato su Evola, quindi potremmo pensare di invitare qualcuno di loro, sperando che non venga qualcuno che sbraita come un animale, ma insomma dovremmo trovare qualcuno di umanamente decente. Ci pensiamo. Dall'intellettuale dissidente, andrò a Sì, vedere vai a guardare. Sì, 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 sì. chi sono costoro. Va Bene, bene, Mike, comunque insomma, la passeremo situazione. l'estate a preoccuparci della russianizzazione, come La detto, russizzazione, russificazione. la russificazione, il russare, ecco, mettiamola così, il russare dell'Italia, questo è secondo me è la cosa giusta, stiamo russando, il mondo va avanti e noi siamo lì a russare. Cos'altro volevo dire? Sì, niente, che la situazione, la confusione sotto il cielo è enorme e la situazione è eccellente, come disse un Il altro bel compagno Mao, personaggetto. Esatto. il grande timoniere. Ciao Quindi, carissimo, ci questa è la vediamo tua la ultima settimana prossima? registrazione Come? per fino a settembre, no? Allora, no, noi L'ultima facciamo volta. la settimana prossima, facciamo l'ultimo episodio della settimana Ah, sì, prossima, 16, e poi io vado in pausa, quindi fino a settembre, si ritorna poi a settembre. vai in pausa, ragazzi. Cioè, Vado in questo grande pausa. lavoratore si prende un mese e mezzo di pausa, Infatti, neanche che poi avesse 60 anni. Anche. che lavoro è fare il filosofo? Ma che lavoro è? Ma cosa? Ma di che pausa c'hai Cioè, bisogno? smetti di pensare, insomma. Basta, basta, smetto di Stacchi la pensare, spina. E smetto di... Stacco tutto, stacco per una tutto. volta contraddice. Che Non è noia. tutto Ciao ciò che pensa, finiamola in fretta. Ciao Mike, buon relax. ciao ciao. Ciao 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 ciao. Se ti piace quello che faccio, beh, allora puoi sostenermi aderendo al mio Patreon. Entrerai in una bellissima community dove più di 200 persone mi permettono di mantenere video e podcast liberi e gratuiti per tutti, con donazioni a partire dai 2 dollari mensili. Tutte le info nel link è sotto in descrizione.